Vittime delle mafie in piazza a Sestri, orizzonti di giustizia sociale è il tema che ha accompagnato la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie organizzata oggi in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico. Sgombero dalla colmata a mare di Chiavari, con un'ordinanza il comune ha disposto l'allontanamento delle persone senza fissa dimora che hanno creato rifugi di fortuna a poca distanza dal parcheggio pubblico e dalla spiaggia del Lido. Uno spiraglio per il Tribunale di Chiavari, incontro tra il Guardia Sigilli Alfonso Bonafede e il Coordinamento Nazionale per i Tribunali Soppressi. Il consigliere regionale Boitano presenta un'interrogazione urgente al presidente della regione Giovanni Totti. Buonasera dal TG Tiguglio. Oggi a Sestri Levante si è svolta la giornata in ricordo delle vittime di mafia in tutta Italia, ma in Liguria la piazza principale era proprio nella città dei Due Mari. Orizzonti di giustizia sociale è il tema che ha accompagnato la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata oggi in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico. In Liguria la piazza centrale è stata a Sestri Levante, dove al termine di una marcia per le vie cittadine, in piazza Matteotti sono stati letti tutti i nomi delle vittime. La scelta di Sestri Levante discende dalla volontà di contribuire ad alimentare nuova attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale che hanno interessato varie zone della regione e che negli ultimi anni hanno visto il Tiguglio al centro di importanti operazioni della magistratura. Non va dimenticato infatti che l'unico comune del nord Italia attualmente sciolto per infiltrazioni mafiose è proprio il comune di Lavagna, con cui Sestri Levante confina, spiegano gli organizzatori. Anche la vicepresidente di Regione Liguria, Sonia Viale, ha partecipato alla marcia. La giornata è patrocinata da Regione, comune di Sestri Levante, ufficio scolastico regionale, con il sostegno di Mediaterraneo. Bene, e adesso andiamo a Chiavari, ordinanza del comune per lo sgombero dei rifugi di fortuna da parte di persone senza fissa dimora nell'area compresa tra piazza Giovanni Paolo II e il mare. Nuovi varchi sono stati effettuati tagliando e forzando la recinzione presente. Nel corso dell'ispezione della Polizia Municipale di Chiavari sono state riscontrate condizioni igieniche pessime, date dalla presenza di rifiuti di ogni genere, nonché da resti di fuochi destinati alla cottura di cibi. I vigili urbani hanno trovato diverse tende da campeggio e materassi. Il comune di Chiavari infine ha invitato pertanto nuovamente gli occupanti abusivi di tali spazi ad allontanarsi e anche a ripristinare le recinzioni divelte. E adesso torniamo a parlare dell'istituto Gianelli, perché se il destino della scuola primaria e media dell'istituto appunto Gianelli sembra segnato, il liceo sportivo invece non chiude affatto, anzi verrà potenziato. Il liceo sportivo Gianelli non chiude, continuerà il suo servizio che verrà ulteriormente rilanciato. Ciò deriva dal fatto che in prima persona il vescovo della diocesi di Chiavari, Alberto Tanasini, si è impegnato a garantire il percorso di mantenimento e rilancio dell'Istituto Superiore Chiavarese. La sede della scuola resterà nell'ufficio storico dell'Istituto Gianelli. Nel frattempo proseguono fervidamente le attività necessarie per il rilancio e la promozione del liceo sportivo ed il massimo interessamento per garantire un futuro occupazionale ai docenti della scuola elementare e media che, come già annunciato, non potrà continuare, ciò a causa della contrazione del numero di iscritti dovuto in gran parte alla denatalità del territorio. Passiamo adesso alla cronaca. Denunciato per minacce gravi un 43enne di nazionalità romena residente a Rapallo. L'uomo incensurato ha minacciato la moglie, una 40enne sua connazionale, nel corso di una litigata per futili motivi, con una grossa ascia, come potete vedere da questa fotografia, e tra l'altro questa discussione animata in presenza dei figli. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, oltre a sequestrare l'ascia con la quale ha danneggiato la porta d'ingresso della casa, ha allontanato l'uomo ovviamente dall'abitazione. E i carabinieri di Uscio, a conclusione di indagini, hanno denunciato per indebito, utilizzo e falsificazione di carte di credito e sostituzione di persona un 22enne di Genova con precedenti di polizia, poiché lo scorso mese di luglio si era impossessato di una carta di credito smarrita intestata ad un 74enne pensionato. Il danno complessivo subito dall'uomo è di circa 2.200 euro.
E ora parliamo della messa in sicurezza dell'Entella, passerelle in ferro a Recco e molto altro. Sono i 250 milioni di euro complessivi per far fronte alle necessità prioritarie di vari comuni che hanno subito appunto dei danni dalla mareggiata. La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile col quale andiamo a finanziare centinaia di interventi a neanche 5 mesi dal maltempo di fine ottobre. Ad annunciarlo il presidente della Regione Liguria, commissario straordinario per l'emergenza, Giovanni Toti. Nei 205 milioni di euro che la Regione ripartisce tra 150 comuni e 800 interventi di difesa del suolo, con il proprio fondo strategico, ci sono infatti 74.000 euro per la passerella in ferro di Recco, i 720.000 euro necessari a integrare i fondi statali per il primo lotto della messa in sicurezza dell'Entella, la cosiddetta diga per figli. Lo stanziamento che ci è stato riconosciuto è senza dubbio anche il riconoscimento di un sistema di protezione civile regionale che ormai è all'avanguardia nel paese, ha evidenziato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone, che guarda anche al prossimo anno alla ripartizione dei danni della mareggiata dello scorso 29 ottobre. Seguirà nei prossimi mesi anche la proposta sul 2020 con altri 100 milioni di euro, in modo da non lasciare indietro nessun intervento. Per la prima volta in assoluto, a 5 mesi nemmeno dall'evento, riusciamo a ristorare anche circa il 75% dei danni patiti dalle aziende e dai privati. Il comune di Sestri Levante ha attivato lo sportello inclusione sociale dedicato al contrasto alla povertà. Si trova nella sede dei servizi sociali in viale Dante 174 ed è aperto il martedì, il mercoledì, il giovedì dalle 9 a mezzogiorno e mezzo ed è presente un assistente sociale. Per il 2019 sono stati stanziati anche per tale attività altri 44.000 euro. Torniamo a Chiavari perché c'è una tenue speranza per il Tribunale Chiavarese. A seguito dell'incontro tra il Guardia Sigilli Alfonso Bonafede e il Coordinamento Nazionale per i Tribunali Soppressi, si accende una speranza per la riapertura del Tribunale di Chiavari. A dirlo il consigliere regionale Giovanni Boitano, che aggiunge: il ministro, pur affermando che il ministero non è in grado di sostenere ulteriori spese né investimenti per la riapertura di 30 tribunali, non ha escluso la possibile ipotesi di riapertura degli uffici giudiziari a carico delle regioni. Per questo motivo, conclude Boitano, ho presentato un'interrogazione urgente al presidente della regione Giovanni Toti affinché verifichi le reali possibilità in merito. Cambiamo ancora argomento. Ieri mattina al Liceo Liceti di Rapallo si è svolto un incontro con Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale. Ogni ragazzo ha un modo differente di approcciarsi al calcio, per questo bisogna trovare una chiave d'entrata diversa se si vuole tirare fuori il massimo potenziale, ha detto l'ex calciatore, oggi commentatore per Sky. Non basta insegnare la parte tecnica e tattica, ma anche far capire che bisogna fare fatica se si vogliono raggiungere degli obiettivi, anche se poi il segreto per me è divertirsi, aggiunge Bergomi. È quello che ho sempre fatto ogni volta che scendevo in campo, perché è vero che gli allenamenti sono duri, ma ho avuto una fortuna incredibile, praticare lo sport più bello e farlo diventare il mio lavoro. E adesso parliamo della nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere da parte di ATP. Nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere attuata da ATP. È prevista l'installazione di pannelli informativi presso le fermate e in particolare nelle zone dove effettuiamo anche un servizio serale notturno, come ad esempio tra Rapallo e Portofino con la linea 82, ha affermato Antonella Onzo, consigliera di amministrazione dell'azienda con delega alle pari opportunità. Con alcuni pannelli ben visibili ricorderemo i numeri di telefono da fare in caso di emergenza e anche la presenza degli sportelli antiviolenza sul territorio. Le corriere ultrasicure sono già in funzione sia nelle vallate del Genovesato, sia nel Tiguglio, nel Golfo Paradiso e in Val Fontanabuona. Due squadre di controllori che operano ogni giorno sui mezzi ATP per verificare i permessi di viaggio saranno dotate di body cam, ovvero le telecamere che si indossano e che possono facilmente essere occultate. Una seconda iniziativa avviata riguarda la presenza di un posto a bordo riservato alle donne incinta o alle neomamme.
Concludiamo adesso con il calcio. La Capranese accede alla finale di Coppa Ligure di prima categoria. Ieri sera i verdeblu allenati da Fabio Muzio hanno sconfitto per 4-0 l'Ampi Casassa e capovolge così il 3-1 dell'andata, che invece era andato a favore dei genovesi. Dopo l'autogol iniziale, Sandro Picasso, Alessandro Cogozzo e Omar Levaggi hanno segnato i gol, appunto, che hanno permesso ai chiavaresi di accedere alla finale, dove affronteranno il Pontelungo, che sempre ieri sera ha battuto 3-0 la Campese a Campo Ligure, dopo aver vinto per 2-0 la sfida di andata. Il progetto che vede coinvolti il Civile Centro Storico di Lavagna e l'ASCOM ha avuto bisogno di tempo per maturare. Da una parte abbiamo il CIV, Centro Storico di Lavagna, che avrà naturalmente mantengono naturalmente la loro totale autonomia per quanto riguarda le manifestazioni, gli eventi e quella che è la parte, diciamo, organizzativa degli stessi. ASCOM Concommercio invece offre agli associati e al centro integrato di via l'opportunità di poter captare, attingere a dei bandi o dei finanziamenti che diversamente non potrebbero arrivare se non passando appunto da Ascom Concommercio, quindi quelli che sono finanziamenti magari da Camera di Commercio oppure bandi regionali che in questo caso naturalmente avrebbero un canale preferenziale laddove ci sono progetti o dove ci saranno appunto eventualmente richieste in questo senso. Questo lavoro che si sta facendo con Lavagna, il progetto con Lavagna, è sicuramente un laboratorio che può essere esportato un po' a livello comprensoriale, quindi partire con due città vicine in questo senso può dare il là per cercare di essere il più coesi possibile anche con tutto quello che è la parte del comprensorio sulla riviera e naturalmente anche sull'entroterra. Il progetto ha avuto, come dicevo prima, bisogno di tempo, però in questi casi è l'obiettivo finale quello che importa, il tempo è un dato soltanto relativo. È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra Comune e Italia Coop, documento con cui si disciplina l'apertura del nuovo punto Coop in via del Pino Teramo, dove sono iniziati i lavori. La convenzione stipulata tra il Comune di Santa Margherita Ligure, Coop Liguria e Talea, che è la società di gestione immobiliare di Coop, prevede a vantaggio della Coop la possibilità di realizzare un supermercato esclusivamente alimentare di 1250 metri quadrati anziché di 800. E a favore del comune una serie di benefici che sono individuati specificamente nella convenzione che acquisisce valore contrattuale fra le parti. Punto primo, la realizzazione di 102 posti auto di uso pubblico. Punto secondo, la riqualificazione di via del Pino Teramo con nuovi marciapiedi e predisposizione di videosorveglianza verde. Punto terzo, la riqualificazione di via Gibilarco con nuovi marciapiedi e riposizionamento di illuminazione e videosorveglianza. Punto quarto, un collegamento pedonale fra il fabbricato e via Belvedere per l'abbattimento e barriere architettoniche. Punto quinto, la piastra ambulatoriale nuova di 190 metri quadrati concordata con l'ASL 4. Punto sesto, un pagamento di un superonere di 240 mila euro. Punto settimo, 25-30 nuovi posti di lavoro con priorità assunzionale per i residenti di Santa Margherita Ligure. Inoltre abbiamo fatto aggiungere anche un ecocompattatore inserito nel sistema di gestione dei rifiuti e una isola ecologica con budget personalizzato per le utenze della zona. Si tratta pertanto di un supermercato alimentare la cui realizzazione porta una serie di benefici sia qualitativamente che economicamente importanti per il comune di Santa Margherita Ligure e per i suoi cittadini. Mareggiata sarà inaugurata il 6 aprile e aperta il 7 aprile la strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi da Regione Liguria e Città Metropolitana che, insieme ai sindaci del territorio, stanno preparando una grande festa. Nei giorni scorsi è stato ripescato dal fondale del porto il peschereccio affondato la notte della mareggiata e ai giardini a mare sono iniziati i lavori di ripristino della fontana di Colombo sotto la supervisione della Sovrintendenza Ligure. Anche in questo caso gli interventi termineranno prima di Pasqua.
Sono in corso la sezione di Santa Margherita Ligure della Lega Navale Italiana e lavori di riqualificazione e riorganizzazione dell'area a loro in concessione. Si tratta di un intervento programmato nel 2011 e che consentirà al sodalizio di migliorare la fruizione dell'area a vantaggio dei servizi offerti, soprattutto per quanto riguarda la scuola a vela e l'accessibilità alle barche da parte dei disabili. Renderà l'area fruibile a un numero maggiore di persone, perché in questa opera è previsto l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'installazione di una gruetta per imbarcare i disabili e la creazione di un servizio igienico, diciamo, dimensionato, strutturato per i disabili. Creeremo peraltro l'unico punto di imbarco per i disabili nel porto di Santa Margherita Ligure. Dopo parecchi anni di lavoro sui progetti siamo arrivati a questa struttura qui, che adesso ricopriamo di legno, che sarà esteticamente molto più bella di adesso, in modo tale da poter riuscire a lavorare con il nostro istruttore e i ragazzi, con tutto il lavoro estivo, in maniera ottimale, ecco. 25 ragazzi e 15 insegnanti provenienti da Spagna, Grecia, Slovacchia, Polonia e Lituania sono stati ospiti per una settimana a Santa Margherita Ligure nell'ambito del progetto europeo Erasmus+. L'amministrazione li ha salutati durante un momento istituzionale nell'aula del Consiglio Comunale. Il giorno dopo l'auditorium è il momento clou del progetto, con lo scambio delle canzoni sul tema, il treno, cantate dai ragazzi in varie lingue. Torna nel fine settimana la festa della primavera, la tradizionale festa folcloristica organizzata dall'omonimo comitato sulla spiaggia di Ghiaia. La pennolla è già pronta per il falò di sabato sera, così come sono già pronte le postazioni per il free show di domenica pomeriggio. Appuntamenti musicali con il ballo, la Filarmonica Colombo e la banda folcloristica di Ghiaia. Altri appuntamenti in programma, la Portofino Bike domenica organizza un grande raduno di mountain bike per inaugurare un nuovo sentiero sul monte di Portofino. Il team Lady Martina va a pesca di immondizia con i volontari che puliranno il litorale sammargheritese. Fine settimana con il FAI, le guide vi porteranno alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio. E sempre domenica 24 marzo una visita guidata a cura delle guide turistiche liguri lungo il territorio cittadino. A Nemoasena, dal Levante, gli amministratori uniti per Genova, sindaci, consiglieri e assessori regionali, deputati, in scena al Teatro della Corte di Genova sabato 23 marzo alle ore 21. Un grande spettacolo per la Valpolcevera con la partecipazione straordinaria del sindaco di Genova Marco Bucci. A ogni passo nasce un pensiero, ci mancano le radici storiche. Genova è indiscutibilmente il baricentro dell'intera regione, un po' come se fosse in mezzo del marco, da cui si scocca la freccia del futuro della Liguria. Le prevendite a Genova Biglietterie del Teatro Nazionale, a Chiavari l'Agenzia Viaggi Marcone e online Happy Ticket, Viva Ticket. Da Chiavari, servizio bus gratuito per i possessori del biglietto dello spettacolo, con prenotazione all'Agenzia Viaggi Marcone. E a Nemoshu! Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone. Previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 22 marzo. Lo scenario meteorologico resta invariato. Il sole splenderà indisturbato mentre i venti si attueneranno progressivamente. Venti moderati o forti in calo fino a deboli o moderati. Mare mosso, localmente molto mosso a ponente, in calo fino a poco mosso ovunque la sera. Umidità su valori bassi. Temperature previste sulla costa tra gli 11 e i 22 gradi, nell'entroterra tra gli 8 e i 19 gradi.